venuti all'IKEA dove è una cosa che si fa è andare a mangiare e poi andare a vedere le cose veramente utili. Hai rovinato la scena. Buongiorno, vi siamo in questo nuovo video molto particolare in cui finalmente riempiremo questo muro sotto al computer, cioè sopra al computer. Se fosse sotto al computer sarebbe già questo sfacelo e mi sa che è già abbastanza pieno. E mi chiederete: cosa ci metterai qui, Chris? Una mensola, un quadro, un trigliceride? Questa cosa da dove è uscita? Comunque va bene, no. Andremo all'IKEA così per essere intonati a questa bellissima scrivania che qui si è anche un pochettino avallata. IKEA, metteremo altra roba IKEA qui su questa parete. Ma bisogna capire quanto è lunga sta parete. Benvenuti a un nuovo episodio di Paint Your Life. Oggi misureremo la parete in qualche modo e con una pessima illuminazione. Allora, quindi vediamo se Chris è capace di misurare una parete in modo semplice. Ok. Non romperti il computer, grazie. Allora, la parete è 1,92 m. Cerchiamo adesso sul sito IKEA, bellissimo, che adesso vi farò vedere perché io sono uno youtuber molto professional. Quello che io voglio mettere sulla parete ha il nome di Non Devi Consentire, di Eket. Sì, sembra che ci sia un cane. Ok, no, non voglio, ok, questo qui più piccolo, quello da 15 euro. Questi cosi sono 35 centimetri l'uno. Prendendo questa bellissima calcolatrice, che voi non vedete, così sembra che sto facendo i calcoli a mente. Abbiamo detto che sono 1,92 m, quindi 1,92 m diviso 36 così a caso. Hanno circa 5,4 di questi echetti. Ovviamente non posso prendere uno e tagliarlo, anche se non dovrebbe essere una brutta idea. No, scherzo. Ne prenderemo quindi 5. Adesso dite voi: sì, ok Chris, quindi metti solo delle stupide mensole e basta? No. Infatti lì c'è la mia lampada. La vedete la mia lampada Lidl? No, non la vedete perché è buio. Comunque lì c'è la mia lampada Lidl, comprata tipo un bel po' di tempo fa. Diciamo che non è la cosa migliore né per la webcam, visto che non l'ho ancora comprata, ma dovrò comprarla così posso fare live simpatiche, sia per una luce in generale. Quindi, attaccati a questi bellissimi echet, ci metteremo anche dei led. Non so ancora che cosa, perché avevo trovato dei led simpatici all'IKEA, che infatti possedevano delle barre, erano con dentro i led, però costavano un bel po'. Quindi adesso, dopo aver fatto tutte queste misure e questi calcoli, non ci resta che andare all'IKEA per montare il tutto. Venuti all'IKEA dove è una cosa che si fa è andare a mangiare e poi andare a vedere le cose veramente utili. Apri e guarda. Fottiti i piatti. Quindi ecco qua la nostra composizione finale, anche se mancano i led. Mi ero dimenticato il costo con le fasce, sono un po' scemo. Arrivati in reparto illuminazione, adesso dobbiamo andare alla ricerca dei led che ci servono per la scrivania. Azione luci compiuta con il coso da cui vanno attaccati poi. E ora all'interno del deposito alla ricerca di qualcosa, se non ci perdiamo. Ed eccoli. Azione compiuta, abbiamo preso tutto. Qui tornati a rimontare le cose IKEA. Per voi saranno passati 2 secondi, che mi sono passate quasi 2 settimane, e adesso è il momento di aprire questi bellissimi pacchi e cominciare a vedere come montare i cubi e poi sistemare la stanza per cominciare il montaggio. Quindi vedi, aprire questi cubi. Allora, abbiamo 2 bianchi e 2 blu, perché verranno alternati, quindi uno blu, uno bianco, uno blu, uno bianco e uno blu. Apriamo quindi il blu, che è il primo. Ma le scatole hanno gradazioni di marrone diverse. Guarda, non potevamo vivere senza questa informazione. Eccolo qua. Si apre con cattiveria o si apre in un modo meno cattivo? No, mi sa che si apre con cattiveria, perché qua c'è una col. No, non volevo aprire così male. Comunque bisogna togliere questo. Ok. Ed eccolo qua. Eccolo qua. Questa qui è la nostra mensola, ragazzi. Potete vedere com'è bella. Molto di cartone. Questa è una mensola. Bello sto cartone a cella d'api. Comunque, eccolo qua. Questi qui sono i pezzi della nostra bellissima mensola, che dovranno essere attaccati. La mia domanda è: che ci sta qua dentro? Ok, della roba strana che non capisco cos'è. E c'è un'altra scatola. No, è altro cartone a cella d'api molto più alto. Direi quindi adesso di montare queste mensole in qualche modo. Allora, istruzioni, che sono bellissime ed enormi. Wow!
Figata, sembra di montare dei Lego. Molto altro come un mobile che ho montato un tavolino, ci ho messo 10 anni a montarlo. Comunque, caso in cui dovete metterlo a terra, usate questi, se no li potete buttare. Perché dovete comprare questi. Se no, avete comprati, si crede persone orribili. La prossima volta li mettevo per terra, poteva essere molto più intelligente. Quindi cominciamo dalla prima puntata. Dov'è la prima puntata? Eccola qua. Il primo cubo è stato montato. Io non so che diavolo di mani abbiano sti svedesi, perché qua c'è scritto di fare. Qua il tipo lo fa con le mani. Un attimo, perché. Ok. Qua il tipo dice di farlo con le mani. Io con un martello ci ho messo 5 minuti. Quindi voglio solo capire che mani abbiano. Vabbè, adesso uno di 5, ma piano piano finiremo. Sarà un apocalisse fare sta cosa. Eccoci qui all'ultimo mobile da montare. Poi c'è tutta questa roba a terra, tutta questa carta che andiamo a buttare. E poi andiamo a spostare tutta la scrivania per poi montare la roba. Quindi evviva! E quelli sono i nostri due mobili montati. I nostri quattro in realtà, però non so contare. Allora, ho finito di montare i cubi e adesso dobbiamo spostare questa cosa, perché sennò io come faccio a capire dove metterli? Vediamo tutto quello che si può spostare il più avanti possibile, come questo computer. Ho capito come spostare il computer velocemente. L'ho capito adesso. Cioè le dita che ormai dicono basta, io non voglio più sollevare niente. Bisogna allenare le dita in qualche modo. Sì, può fare. Ah, ma io potrei approfittarne per sistemare i cavi intanto. E lavoro completato. E intanto che aspetto mio padre con il trapano, io provo un attimo la mia luce, quella che mi farà luce durante le live, che è questa bellissima striscia LED che io ho attaccato al muro. Adesso, cercando l'interruttore, vedremo se funziona. Dove cazzo? L'interruttore è lontanissimo. Bam! Non si è accesa una mazza. L'ho accesa, c'era qui una stupida pulsantiera che non avevo visto. Però mo sono sceso poco sotto dei buchi. Per colpa dell'Ikea brutta e antipatica, mi toccate i viti, perché qua dentro non ci stanno le viti, mi attacco al muro. Ma io non lo so, che stupida Ikea. Siamo manca all'ultimo. Guarda come ho fatto. Hai rovinato la scena. E anche la barra dei LED è stata montata. Ora bisogna solo fare il cable management in qualche modo. Avremo finito. Quindi dopo un'intera giornata passata a montare sta roba, abbiamo finito. Io ho visto che questa cosa ha bisogno di un po' di aiuto, perché da sola non è che faccia troppa luce. Ma come era un pannello riflettendo, aprite tutto questo nel room tour che verrà fatto prima o poi, quando avremo finito la stanza. Quindi rimanete aggiornati. Se questo video vi è piaciuto, lasciamo un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete la campanella. E noi ci vediamo in un prossimo video, quando queste mensole saranno un po' meno vuote. Ciao!